Subito campioni provinciali, non era preventivato, ma questo è davvero un grande traguardo, soprattutto per un progetto nuovo, per un progetto basato esclusivamente sulla crescita delle giovani ragazze. Esatto, diciamo che questo traguardo è un premio voluto, è un premio che noi abbiamo sperato, ma di cui non avevamo la sicurezza di raggiungerlo, anche perché è arrivato in tempi velocissimi. Il nostro programma prevedeva una crescita costante, ma nel triennio, questo è il secondo anno che il nostro programma è a regime, per cui questa vittoria ci stimola per altri traguardi. Adesso stiamo affrontando il regionale, lo affrontiamo con la stessa umiltà con cui abbiamo affrontato il provinciale, speriamo nel meglio, ci auguriamo di far bella figura, se poi dovesse arrivare anche la vittoria, che è un po' troppo sperarla, ne saremo veramente entusiasti. Sulla base di questi risultati, di questi traguardi, noi vogliamo continuare a lavorare come abbiamo iniziato, perché vogliamo che Promoball Flero sia più che una società di sport fino a se stessa, sia anche una scuola di sport, perché vogliamo che le nostre atlete o le atlete che danno a noi fiducia possano esprimere al meglio le loro potenzialità sportive per raggiungere anche loro i loro sogni, per poter pensare di andare oltre nelle loro capacità sportive. Da un punto di vista invece degli obiettivi, l'aver bruciato le tappe, aver ridotto l'obiettivo di 3 anni in 1, cosa può significare? Ma significa che si accelerano anche i nostri programmi di crescita, perché il nostro programma è appunto quello di partire con da zero, con umiltà, e poi arrivare a traguardi che il massimo sarebbe quello di poter accedere a campionati nazionali con le nostre atlete, cioè portare le nostre giovani a giocare alla pari con squadre blasonate, dove per emergere sono costrette ad andare a attingere da altri settori, da altre società, per poter fare di buoni campionati. Noi vogliamo fare dei campionati con le nostre atlete. Questo è il nostro sogno. Speriamo di arrivarci. Non è detto, si sa mai. Però quello che vogliamo fare è questo. Vogliamo dare questa soddisfazione a ragazzine di 13-14 anni che non hanno tempo per giocare alle bambole o andare a divertirsi a ballare o fuori a mangiare. Sappiamo che sono ragazze che studiano in macchina nel tragitto tra casa e palestra. Finita la palestra c'è la scuola, finita la scuola c'è ancora la palestra e poi c'è la casa, e veramente stanno sacrificando molto del loro tempo per questo sogno. E noi questo sogno vogliamo che loro lo possano realizzare. Noi anni che investiamo in tecnologie che ci permettono di produrre articoli totalmente ecosostenibili, e quindi oggi stiamo iniziando a raccogliere i risultati della nostra visione, che nasce in tempi non sospetti, quando si guardava più al prezzo che non alla qualità o alla sostenibilità dell'ambiente. Oggi, notizia di poco fa, ho visto anche molti comuni che vietano l'utilizzo di plastiche e di materiali non sostenibili, diciamo in località turistiche, e a nostro avviso questo sarà il trend per i prossimi anni, quindi siamo estremamente soddisfatti di queste scelte e siamo sicuri che da oggi in avanti sarà sempre più virale questo tipo di approccio all'ecosostenibile.